Buonasera a tutti e benvenuti in live. Oggi siamo qui su GTA 5 di sera. Provo a streamare un po' di sera, vediamo se riesco con la connessione col cellulare. Vedremo. Intanto devo andare a prendere la roba del pescatore. PC buggati. Non c'è il pescatore. Eccomi, ti sei già riempito le tasche che mi hai scritto? Salve, ho 70 pesci. Quanti? Quanti? 70, perfetto. Va bene, tu chiami, scrivimi quando sei pieno. Ciao, Ali? che fai di bello oggi? La sono stichila. Ah, ok, io apro un po' il mojito ora. Va bene, allora magari ci sentiamo più tardi, va bene? Ok. Ok, ciao ciao. Ciao ciao. Uno sconto di annuncio commerciale. Perfetto. Sono 77 pesci. Mancano 20 pezzi di glutammato.
là. Ora calata l'economia, fette di carne 89, pesce grigio 79, bene. Stasera compriamo delle auto. Perfetto. Un attimo solo, devo modificare una cosa. Perfetto. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Speriamo che arrivi qualcuno. Perfetto, vediamo un po' qua. Allora, mancano 20 pezzi di glutammato, cosa ho detto, e poi il pesce del pescatore che sta da raccogliere. Primo cliente. Andiamo un attimo sul livebook. Perfetto. Beh, il 9.
pronostico. Io mi lavo il rispetto a te. Buonasera. Buonasera, Ciao Elisa. Ciao buonasera. Elisa. Buonasera, tutto bene? Sì, sto insultando un attimo Borgiano. Ed ecco a Sì. voi la donna con la peggior guida del Ah, sì, mondo. break. Ieri sera e stanotte stavo per renderti felice, stavo. Cioè? Stavo per uccidere Borgiano. Porca puttana, Prova a perché non l'hai uccidere. fatto? Però purtroppo la botta non è stata abbastanza potente da farlo, Qui è quindi. talmente male che non riesce nemmeno a uccidere la gente, capito? Ma dimmi un po', che è successo che te l'hanno chiamata Sono arrivata. indietro Sì. da lì? Ah, lascia perdere, degli idioti. No, 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 ma me lo devi dire. Che cosa? Praticamente sono venuti davanti alla concessionaria, i poliziotti. E mi hanno detto che ti hanno portato Stavano via. 2 ore là davanti. Esco dalla concessionaria, salve. Niente, a po'. Dopo un po' si gira uno e fa: ah, ma lei è? Borgiano Foscolo. Ah, Borgiano, bene, rimanga qui. Ha chiamato un collega, sono le 3 pattuglie sono arrivate. Lei che ha fatto ieri sera? Boh, se me lo ricordassi adesso non sarei qui, sarei lì. Ma no, perché allora la dichiari in arresto? Scusi, perché? Perché ieri lei è scappato. E c'ho la mia telecamera registrata la sua macchina con la sua targa e lei non si è fermata all'alto. Mi scusi, non mi risulta, probabilmente me l'hanno rubato la macchina. No, no, era lei sicuro. Ma ha visto dentro che guidavo? No, devo ricontrollare il video. Allora come fa? No, no, si giri in arresto. Ma boh, queste manette hanno portato in carcere, in questura. Dopo 2 ore di isolamento senza motivo, tornano con ancora anche il vice capitano. Parlo col vice capitano, quello con gli occhiali da sci, bellissimo, attraente. E niente, poi parlando con lui. Ma mi ha lasciato andare, però devono aspettare che arrivi un avvocato, perché non è possibile che senza Ho prove dei mi clienti. arrestate così. È Beh, mi anche sento vero che se ti avessero entrare. fregato la macchina dovevi denunciarmi. Ma buonasera. Buonasera. Com'è? Ciao Felisa. Tutto Tutto bene? bene, sto. Bene, Come procede il locale? bene. È tutto bene, dai. C'è gente? Siamo in cerca di dipendente, ma dalla Di settimana un che sono da sola. dipendente? È dalla settimana che sono sola e nessuno fa. Vuole entrare a far parte a lavorare qua, quindi io pur di fare il bando non so che fare. Vabbè. Ho capito. Poi troveremo qualcuno che vorrà lavorare qua. Ditemi Vabbè, sicuramente. pure, volete qualcosa? Ma io sinceramente sì, per qualcosa lo prenderei. Ok, volete il menu? Volete leggere il menu? Buonasera. Sì. Ok, Sì. oddio. Contate che i prezzi sono sbagliati. Bravo, Freeling. Bene. Perché Ah, stasera sì. c'è lo sconto. C'è lo sconto 130 dollari al pezzo, quindi i prezzi C'è che lo leggete sul menu sconto. Black sono. Friday. I È prezzi che proprio sono sul menu Friday. sono invece che 150 sono 130, invece che 300 sono 260, invece che 450 sono 390. Va bene. Noi ci Vedetevi pure, accomodiamo e accomodatevi, diamo arrivo subito un'occhiata. poi al tavolo, Massimo, se volete. Buonasera, desiderate? Buonasera. Non lo so, C'era come il faccio a andare in signore. ballo. No, Prego. vada prima lei, No, signorina. vada, era prima lei. Va bene, la ringrazio. Dica pure, desidera qualcosa? Vorrei la specialità del giorno, per favore. Non c'è nulla di speciale del giorno, abbiamo il menu solito fisso, non vuole Al leggere menù, il menu? allora. Sì, meno, Sì, meno. lo faccio leggere. Ecco qua, guardi, lega pure.
I prezzi deve contare che sono 130 dollari al pezzo, quindi 150, 260 e 390, invece che quello che vede. Allora, vorrei del roast beef e della limonata, grazie. Ok, perfetto. Il roast beef e la limonata, ecco qua. Grazie mille, quanto devo? E sono 140 dollari perché 130 al pezzo di carne e più 10 dollari la bibita. Grazie. E posso avere fuori il menu indietro? Certo. Mille. La ringrazio, Buona mi siedo qua. serata. Sì. Dicemi pure. Ok, allora. Una braciola di maiale e una cochina. E Ok, perfetto. niente che prendo. La vedo un po' su. Beh, questo tavolo e lo spatto fuori, ecco cosa prendo. Vabbè. Il tenente cosa Io desidera? prendo un cinghiale, risa e un tè. Ok. Cinghiale. Ottimo, ottimo, lavorate, lavorate. Di che 10-14 stai facendo il pattugliapero con altri? Da uno cinghiale, sì. Aiuto. Ottimo. Perfetto, perfetto. Loro stanno lavorando, stanno a mangiare. Abbiamo Una pausa pranzo. Coca-Cola, un tè. Una Coca-Cola e un tè. Ecco Possiamo anche permettercelo, eh. Certo. qua, allora. Prima il tenente. Ah, grazie mille. Eccolo qua. Grazie. Allora, quanto le devo, Sono dai, 140 io? dollari a testa. 240? 140 a testa. Ok. Lei ha già pagato il tenente? No, mi ha dato il menù. Ok, allora pago io. Ah, ormai Ah, troppo non mi ha tardi, pagato. tirati qua, stavo preparando le mazzette giuste. Grazie per il menù. Si tenga il Oh, resto. grazie. Grazie Va mille. bene. Allora non ci accomodiamo Come qui fuori volete, anche sui tanto. tavolini, sui divanetti, se volete, è un po' più facile. Va bene. Un po' più Ciao Elisa, comodo. stammi Grazie, ciao, bene. essere stati, buona serata. Ciao, Nia, desideri? Ciao Niente, Elisa. niente. Cosa mi consigli? Guarda, tanti piace il Kobe, diciamo, che è una porzione abbastanza grande e una carne abbastanza buona, ecco. Allora, fammene due. Due Kobe? Ok. Madonna mia, non riesco più. Vuoi qualcosa da bere? Sai un po' di Coca-Cola? Ok. Una e due. Ecco qua il Kobe, due volte Kobe. Poi la tua Coca-Cola. E questa porzione di patatine te la offro io. Oh, grazie. Quanto ti devo? Sono in totale, te lo dico subito. $540 dollari. Grazie mille. A posto. Mi vado a Sì, sedere qui. certo, come dovevo pure tu.
Beh, voi sentite il ventilatore, porca miseria. Ecco, ora non sentite più. Ora sentite poco. Sennò come va? Tutto bene? Diciamo di sì, dai. Bene, bene, dai, sono contenta. Ieri Serena mi ha chiamata. Mi Sì. ha Ti detto. ha detto Sì. direttrice. Mi dispiace tanto. Già. È stato un brutto colpo. Posso immaginarlo, poi essere sparito, poi essere tornato e poi incidente. Già, posso immaginare. Spero insomma che sembra che la stia prendendo abbastanza bene, tra virgolette, però È difficile. molto, è molto difficile, Già. è molto difficile. Adesso vediamo un po' chi c'è qua fuori, che era un po' di movimento. Era tutto molto buono, Oh, signorina. grazie mille. Signorina, ma sa per caso se in questa zona si fa paracadutismo? Ho visto volare delle persone. Può lanciarsi da lì su e atterrare dove vuole, ecco, cioè se Ah. riesce a farlo può atterrare ovunque, Ah, ok. ma? Forse la mia limonata aveva qualche No, alcolico, non lo so. no, vedo anch'io, quindi avete giusto, vedete. Vabbè, staranno facendo stretching. Sì, immagino. E non possono essere scavallate in questo Brica. modo frivolo. Novità per l'asta? Nulla, nulla, non mi hanno detto nulla. Cioè, Nulla, non si fanno nulla. proprio Ma lo sentire. vedete anche voi quell'uomo seduto nel Sì. nulla? Ok. Comunque, la sera devo Una passare a comprare qualche bella. auto, mi sa, eh? Ah, Scusa, perfetto, Elisa, perfetto. ti sembra normale? Se una cosa così. Cosa? Vediamo. Che No, no, cosa? no, Dai, no, dai, no, dai, dai, no. No, fai pausa. no, no, no. Voglio vedere un attimo Che se. cosa? Allora. Siamo a te, no? Tu sei il titolare del Mojito, giusto? No, no, no. Ok. E quanti dipendenti? Chi sono i tuoi dipendenti? Chi sono i tuoi dipendenti? Per ora nessuno, perché ho fatto il bando, ma nessuno si è presentato. Ok, fai finta che io sono il tuo Valeria era il mio dipendente. dipendente fino a due settimane Valeria. fa. Ma Valeria poi è andata a fare le cose strane Fino a con una quello settimana nero, fa. esatto. Praticamente, metti caso che quello con la maglietta rossa laggiù. Quello lì con la maglietta rossa è il tuo dipendente da 4 mesi ed è il tuo miglior dipendente, cioè che ogni volta che sta qua le bistecche fiocca. Dai, sinistra, sopra, sotto, la gente si piglia due bistecche perché le cuoce benissimo. Ok? Poi una settimana fa entra a lavorare questo qui con la macchina che è passato. Arriva, entra, vende due o tre bistecche. Poi quello lì con la maglietta rossa si assenta per qualche giorno. E tu ti vedete, ti viene in mente di dare dei soldi a quello lì con la macchina che è scappato per fargli Dove sta Valeria? comprare un altro Penso che negozio, Denise fargli abbia detto comprare la vanita, palestra. è cascata in terra. Se no, ti sembra una cosa corretta nei confronti di quella Probabilmente moneta rossa o sembra giusto dare i soldi a quello lì? beh, è un po' brutto infatti Dove? la vanita Bene, rossa, in dov'è? effetti, sono un cliente fidato che non mi ha fatto Sì, però aspetta, problemi aspetta. e Sì, non ha capito? fatto nulla, ecco. Però se il Capito? tuo dipendente fidato poi non si fa vedere più per un mese ed oltre. Un mese ed oltre, non è vero, bugia. Beh, ci Qualche scrivi giorno. l'email, vedi che cosa intenzioni hai e gli proponi sta cosa. Il Allora, la fatto è signorina, che allora, è il dipendente un Elisa non sa dipendente guidare, due. non sa Dipendente. guidare, Sinceramente, ma io ragiona sono benissimo. una persona che a livello di meditazione, Umanità. cioè, no, a Si chiama livello umanità. chi si, cioè, sono più che altro rispetto per, cioè, più che altro se tu meriti, se sto mi dipendere più tempo, meriti più rispetto da parte mia, sinceramente, se sei Oh, bravo. Se tu vedi? vieni qua da poco, devi guadagnarti la mia esperienza, la mia fiducia e la Ma se l'è mia. guadagnata la mia fiducia, Borgiano? E che cazzo? Vedi che non è che Vieni qua. sta qui da un giorno, Erika, eh?
E poi diciamo che Bravo, opterei sei un per artista. aiutare più vecchio dipendente che mi aiuta da più tempo, ma come potrei anche pensare di tenermi il più vecchio dipendente con me? Oh, Ma come potrei bravissima. anche pensare di tenere il vecchio dipendente, cioè il più vecchio dipendente con me al Mojito, ok? E far comprare la palestra quello nuovo così per avere almeno un Ma cliente molto no, fidato da me, al assolutamente Mojito. no, sta cosa non ha nessun senso, però Però, guarda, rispetto a quello cioè. che hai detto prima, se non collabori rimango così a vita, lo sai. Se no, invece Collaboro io. Panino! Ma io non voglio collaborare, cioè, no, non ti sai comportare tu. Orlando! Buonasera! Ciao Buonasera, Orlando. vuoi qualcosa? Ciao, un po' di amore, vorrei mi dare un abbraccio. Vuoi un abbraccio? Sì. Attendo che ti Abbracciami. palpa. Prova a palparmi, Ma si prende una secondo tanto, mia coltellata. figlia, Ah, ma stasera ti testa di operi? Stasera gancio. ti operi quindi, vero? È venerdì sera? Ho provato a contattare Poletto, non mi ha risposto. E non lo so, Niente. io mi voglio far operare solo da lui, quindi mi sposterò. Sposterò. E quello. Oh, Oddio! cosa stai Oh, ma che bicchierino! Ma che cazzo! facendo? Povera Questo Nia! abbraccio, Povera ma voglio un Nia! abbraccio. Orlando! Sì. Abbracciamoci se vuoi un abbraccio, non è che devi piangere perché cioè, non me lo vuoi dare? Allora io me ne vado. Devi aspettare che mi esci l'abbraccio? Oh, no. Sto un po' bene. Ma chi è questo qui? Ciao! Non istigarlo, poi ti viene a pugni. Ah, ho di bravoso. Nia, come Nia. stai? Potevo stare meglio prima lì. Tirato un pugno, porca Nia! Io, puttega! signorina, avevo detto che in questa zona sono tutti pazzi. Quell'uomo l'ha presa a schiaffi senza motivo e Ma mi ha Nia, offeso. ma è Nia, Nia. Break, mi Sì. puoi assumere per piacere? Ma perché? Perché ho bisogno di un lavoro, cazzo, non so più cosa Borgiano, sei fare. tu? Eh sì. Ciao Te l'ho Borgiano. chiesto in Ma tutti i che è modi successo? possibili. Sono anche impegnato, ero Non ti ho vestito una riconosciuto. volta tutto con la cravatta, tutto bellino. Chiamo il E poi dottore, tu eri signorina. andato via dallo Aspetta, smoke e non ti ho aspetta, aspetta. più No, no, trovato. no, Eh sì, adesso perché mi comunque passa. se ci hai messo un botto di tempo io avevo Tieni, impegni. mettici Se vuole questo sulla l'accompagno testa che sì, è antidolorifico. lo so, ho avuto grossi problemi. Ok. Quindi cosa dici? Assunto. Grazie. Prego, prego. Guarda, Stai bene guarda, così, Orlando, complimenti. sinceramente. Sì. Grazie. Dopo tutto quello che è successo, Che quello che capocciata. vedo che Vuole andare fai, cioè. all'ospedale, signorina? Le Ah, poggio vai la così, schiena, vai. sembra pericoloso. No, no, Allora, no. sto attento che Giusto un adesso attimo. ti capito. Che Beh, assumo il colpo. assumilo al Non mi posto vuole mio. assumere. Io non No, sono no, più al detto da posto 3 settimane. Al mio. Al posto posto tuo. mio, al posto mio. Borgiano, Sì, sì, sì. Borgiano, allora. Sì. Ti vuoi Minchia, licenziare? Borgiano l'ha presa proprio Ma male, guarda, certe volte capisco il perché Dorian abbia fatto quello che ha fatto. eh. Certe volte, cioè, quasi No, 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 no. quasi lo comprendo. Lo Cosa ha fatto Dorian? comprendo! Cosa ha fatto Ehi, Dorian? patria! Quello è stronzo, mi ha rapito tre volte, due volte, quante cazzo di volte mi ha rapito, ma ti ha tritato di mazzate. Ah, ma ti aveva licenziato anche Questa non Dorian, è mi buona. Sì, sì. E perché sei entrato a parte del PDM poi? Perché mi piaceva come lavoro Ah, è pare intestato, che solo è che con venuto. Ma è Dorian era possibile che impossibile. lui sia stato sempre assunto e io che sono Ma bravissimo, perché io sono fregno, io senza sono il miglior venditore del mondo. toglierti nulla. Tra poco sarai il disoccupato migliore del mondo, Borgiano, se non finisci, eh. Ma vada che mi licenzio io, non ti Ma preoccupare. Addirittura! sai che sì. Sì. Veramente ti vuoi licenziare? Ciao, da Perfetto, Guarino. verrò Tutto assunto! bene, Ma tu? davvero? Sì. Ma che cazzo dici? Voglio Ma vedere non ora sei. come andrà la tua bella concessionaria e quella della tua Oh, amichetta di giochi lì. Voglio oddio, litigate proprio adesso. vedere. Sono proprio curioso. No, sono proprio curioso, ma. Senza il tuo miglior Ma lo venditore. sai che Io non voglio senza il prendere altri venditore pugni, poi eh? devi chiudere, quindi io ti consiglio di assumermi, eh. Bene, bene. Prendi Orlando, prendi. Guarda quanto sono bravo. Ma C'ha pure il caschetto rosso, guarda. Guarda che Orlando se ci si Ma che schifo, mette signore! si Se impegna mi ci metto, molto sul sono lavoro, bravo! Mi contenga, ci sono due signorine qui. eh. Guardi, non mi scandalizzo, è mio padre, cioè. Ma che schifo! È mio Ma padre. scusa, eh! Ho sentito un'esplosione. Credo che queste signorine mi conoscono molto meglio di quanto non conoscano lei. Ma che cazzo? Cosa è successo? È andato a cagare. Hai la cacca? Sì, mamma mia, che roba.
Orlando, fai schifo. Io? Sì. Stai vomitando? Dentista. Cioè, ti sei scaccolato davanti a tutti, Orlando. Fai proprio, per la cronaca è fidanzata. Fai un po' schifo. Chi vabbè. È fidanzata? Mia. Mia, sì. Che vedevo già ancora. Che ci stava provando. No, non ci stavo provando con la sta signora. Ma basta. Sei un po' provando. Pervertito, hai tu. Mi scusi, ma da che pulpito mi dice queste cose? Lei se che Orlando si scappa. Si impegna sul lavoro, guarda. Ma che cosa c'entra? Bravo. Non è che no. Se penetro il mio naso significa che penetro. Ma sempre col dottore devi fidanzare. Sì, sempre lì. Mamma mia, è troppo monotona sta cosa. Che cosa, Orlando? Perché dovrebbe essere monotono, scusa? Ma sempre con lo stesso, mamma pescatore. Mia. Pescatore, eccomi. Quindi sono promosso. Purtroppo ho venuto i clienti e non devo stare qua. Dove devo firmare? Mi ha detto prima, Break, se gli tiri una caccola negli occhi, no! Non ti prende al volo, ti prende. Davvero? Sì. Ora è difficile perché sta scappando. Hanno aperto i bandi per gli sceriffi. E vai a fare lo sceriffo, Orlando. Arrivederci, signore, è stato un piacere. Arrivederci. Ci entra poco. Prova a prenotare un colloquio per diventare sceriffo. Mi prendi un attimo per fuori, Tara, vieni dentro per fuori. Cosa c'è di divertente? No, sarebbe bello. Ma che cazzo c'ho là? Me li passi per favore? Grazie. C'ho il magazzino pieno. Bella me. Il 141, ne ho 65. Allora, 141 più 65 sono 206. Meno 250, ne mancano 44 ancora. Oh. Bella merda. Un attimo, calma. Arrivo subito io a Break, eh? Arrivo subito io a Break, ok? Ok. Ma non è una bici buggata. Vado al rat-loader. Riempiamo il rat-loader. Ah, che cazzo, ma quanta roba c'è in questi furgoni? 29 ce ne stanno. Ma bene, questo lo mettiamo qua dentro. E questi qua. Qua dentro casa. Mm-hmm.
Perfetto. Oddio mio. Questo posto è veramente strano comunque. Ah, dicevo, allora, ovvero scusate. Salve. Eccomi qua, Frank. Scusami che un attimo volete vedere i pesci a casa, che non ci stavano più in magazzino. Mancano gli ultimi 44. Giusto? Hai detto qualcosa? Mm? Ah, salve. Gli ultimi 244, vero, mancano? No, 51. 51? 250 pesci. Ok, un attimo. Eh no, 244. Comunque, arrivo subito. Sì, sì. Oh, 65 in casa ho messo. Più. Ma sì, uguale paga in per 141 pesci. Più 50 sono di più, sono 6 in più. Vabbè. Vabbè, signori, ci vediamo. Buonasera. E il di bancario? 1556. 1556, arrivo subito. La mia nonnina riposerà in pace. Con la coscienza. 40. Quello che è. Ma sì. Poi punti. Allora 10.000 all'1556. Perfetto. Maggio. Esperto di ponti in questa città. Salve, mi dica pure. E volevo prendere, non lo so, sinceramente non mi ricordo bene cosa vendete qui. Oggi c'è, allora, noi vendiamo carne grigliata oppure pesce grigliato. Okay. Oggi c'è un'offerta speciale che è un pezzo $130 invece che 150. Ok, allora gliene prendo 4-5, facciamo 5. Ok, perfetto. E da bere cosa avete, mi scusi? Carne, va bene? Sì, carne va benissimo. E limonata, Coca-Cola, tè, aranciata. Facciamo un 5 limonate, va? Perfetto. Arrivo subito, mi scusi, vado a ritirare un attimo che ho preso di meno di quanto sto facendo il conto. Sono $130 a pezzo. Sì. Quant'è in tutto? $650. Ah, ok, di meno di quanto pensassi. Allora, perfetto, ce li ho. Ah, vero, sono anche le 5, sono 700, sono. Sono 5, oddio, ci sono 5 limonate e 15 dollari. Prego. Grazie. A lei. Buona serata. Buon proseguimento. Anche a lei, grazie. Vero? 3083. Ok, la ringrazio. Signore, ha bisogno di qualcosa? No, grazie mille. Sto vedendo se può un taxi. Se vuole, io devo tornare in città. Le posso dare un passaggio? Sarebbe fantastico. La ringrazio. La ringrazio signorina, lei. Per la chiacchierata. Spero di rivederla. Contatterò il signor Sederino. Severino. Mi raccomando. Severino. Sederino. Vabbè, uguale. Severino. Mi scusi, lei è la signora saltino, che ho interrogato prima, cioè che ho fatto le domande prima? C'è un saltino? Guarda, mi dispiace, ogni tanto mio nonno mi fa fare delle cose. Faccio un salto. Faccio un salto. Non c'è problema. Ok, bene. Io non lo seguo, mi scusi. Perché cosa vuoi fare, no? Guardi, le chiedo scusa, davvero. No, non si preoccupi. Buona serata. Arrivederci. Morlando dove è venuto? È andato via? È andato a dormire? Non lo so, l'ho visto andare via dopo che ha chiamato gli sceriffi, ci è rimasto male. Perché gli ha detto che non poteva entrare nei sceriffi? Già. Per l'età? Non lo so per il motivo. O per i reati che ha? Non ne ho idea. Se n'è andato, triste. Si è sfogato un attimo e poi se n'è andato. Capito.
Mi sa che adesso torno in città anch'io un po'. Mm-hmm. E poi vado anche a letto. Beh, presto oggi a letto? Sì. Stanca? Un po' sì. Un po' sì. È stata una brutta giornata oggi. Cosa è successo oggi? Ah, vabbè, ho lavorato molto e poi insomma qualche piccolo screzio, ma niente di che, però... Capito, capito. Sai quelle giornate in cui non ti va di fare nulla, Elisa? Sì. È una di quelle. Brutto, brutto. A me non piacciono, però... Ho sempre voglia di fare, a me non piace quando non c'ho voglia, però ora non posso, quindi... Ti vedi sempre in giro. Va bene. No, io penso andrò un po' a casa e vedrò se riesco a schiodare Fausto dalla scrivania, ma... Va bene, va. Allora, buonanotte, buona serata. Altrettanto, Elisa. Ci vediamo. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Se ho avuto problemi fuori città e non sarei stato dentro... cioè, ancora a litigare o due, ma è lui non se ne vuole fare una ragione. Pesanti. Ma che ragione dovrei farmene? Ma che pesanti. Che pesante che sei, Borgiano. Io. Mamma mia, basta. Il mio titolare non pensa a me. Basta, a tesanti, mamma mia. A tesanti qualcun altro e affamrodo, cioè. Insomma, lì non è tanto affambrodo. Vabbè, è come se fosse... Sai come si dice dalle mie parti? Un'altra persona, Borgiano. Sai come si dice dalle mie parti? Cine cacine, ma cacine in tutte, non si può. È come se fossi anche l'altra persona, tu non ti preoccupare. Che ci tiene a te come dipendente, non vuol dire che se non ti ha dato i soldi di comprare qualcos'altro. Ho visto come ci tiene. Ha dato soldi, allora. Ha dato 1 milione a Erika per farsi fargli comprare la congestione, era una pezza da me. 900.000. Scusa, stai prendendo il culo, vabbè. Vabbè, ma tanto me l'hai restituisci. Preso tu il concessionario. Sì, sì. Però allora, insieme Borgiano, a Gordo te lo restituisci. Borgiano, ascoltami un attimo per favore. Ti ho mai licenziato per il fatto che non ti sei fatto vedere tutto sto tempo in città? Ti ho mai licenziato perché dai, critichi i vestiti delle persone al concessionario. Ups, forse non devo dirlo. Elisa, vogliono le bistecche, vai a lavorare. No, perché critica i vestiti delle persone, tanto che ho saputo. Vai avanti, vai a fare scuola guida. E Borgiano, ascoltami. Oltre le molteplici cose che sei stato arrestato, la gente mi ha parlato male di te. Ma la gente può dire quello che gli pare. Ho parlato male di te nel senso per come ti esponi alle persone. Ma chi è che vende? Io... Pure io come ti espone alle persone. Ma io mi espongo come mi espongo, sono il miglior venditore e mi espongo come dico io. Vedi, bene. Allora tutti facciamo il cazzo che ci pare perché siamo tutti i migliori del mondo. No, tutti io sono il migliore, non gli altri. Senza presunzione. Dopo di questa l'ha sentito tutte, Borgiano. Certo, io vendevo, mica gli altri. I clienti purtroppo, Borgiano, bisogna sempre trattarli bene. Beh, fatto sta che io li trattavo come li trattavo e vendevo come un asino. Può semplicemente dire non torno più a comprare, capito? Ma invece tornavano e compravano sempre da me. Quindi di cosa state parlando? Dell'aria fritta. Aria fritta. Allora, Borgiano, fai quello che ti pare. Se è arrivato a sto punto io non posso dirti altro che fai quello che ti pare. Se tu vuoi licenziare, licenziati. Cioè, io non so che dirti. Lo so. Non mi metto niente prima, non mi dirai niente manco dopo. Io ci sto cercando di far capire. Tu non che vuoi. Che c'è da capire? Hai regalato una concessionaria a una persona arrivata dopo di me. E cosa c'è da far capire? Tra l'altro, non contento che hai dato la concessionaria a Erika, la cosa ancora più grave è che Erika ha comprato la concessionaria insieme a Gordon, che è il braccio destro di Don. Proprio hai cacato fuori dalla tazza, ma proprio non cacato. Hai avuto un attacco di diarrea a fischio fuori dalla tazza. A fischio? Sì, ma così, ma... è una cosa in... Allora, senti, io non ho fatto niente contro nessuno, soltanto contro Dorian. Quell'altro si poteva fottere. Gordon è il suo braccio destro, quello che è il suo schiavo. Sti cazzi, insomma. Quando m'hanno preso e mi hanno rotto le ginocchia, non era tanto sti cazzi. Fai contro una cosa ora. Buonasera. Salve, qualcuno sa niente di questo signore a terra? Sì, ha cercato di picchiare Nia.
Ma è un... sappiamo chi è? È un Tremone. No. No, abita qui a Paleto, un locale. È un locale qui di Paleto, abita. Ok. Vedrà che si riprenderà dopo, sono svenuto. Va bene. Mm-hmm. Perfetto. Mi passa spesso qua a far riste con le persone, che dice le persone. Okay, prima, poi, prima poi lo uccideranno la gente. Va bene. Allora, buona, buon proseguimento di serata. Anche a lei. Ti farei picchiare il ginocchio da, dal dipendente della tua dipendente. Complimenti. Sì, come no. Bella roba. Considera che lei mi ha aiutato per le aste facendomi tutte le cose con Photoshop e tutto, senza mai senza mai chiedermi una lira. E tu invece niente. La lira, ci stanno i dollari qua. Ma perché tutte le aste che ti ho aiutato io, che ti trovo le informazioni dei veicoli, non mi devi rinfacciare le cose, perché pure io ho fatto le cose. Ma quale ti sto rinfacciando? Che merito, mi ha aiutato con Photoshop. Io ti sto rinfacciando il fatto che mi sembri un po' un bambino in questo momento. Vero? Togli un po' e ripeti la frase. Sembri un bambino. Sembri un bambino. Mi sa che ci sono dei clienti dentro, Lisa. No, non ci sono, lo vedo dalla finestra. Sì, controlla bene. Vedo dalla finestra, non ci sono clienti. Posso usare il tuo bagno? Certo, vai. E almeno là caca dentro al cesso. Sì, vado a cagare al cesso, va bene, rompi i coglioni. Vai a cagare, Che pesanti che siete, litigate come due bambini. E poi tu che guidi con l'infradito, ma siamo normali, cioè, ma... ma tanto lui gli puzzano i piedi. Tu guidi con l'infradito, ma scusami, ma sai perché è fuori legge? Ma che gliene frega? L'area di due, di due concessionari. Ma una manciata di cazzi tuoi! No, una bistecca, va. C'è una bistecca, si vogna. Ecco. Ma poi cuoci una bistecca. Che era? Anzi, no, scusa, mi voglio una granita. Una granita? Una granita. Gusto? Al melograno. Ne abbiamo arancia, limone e Coca-Cola. Melograno, grazie. Arancia, limone e Coca-Cola. Arancia. Mi ci metti pure una cannuccia verde? Per sì. Me lo apponi sul sul vassoio, per favore. Ma questo vassoio è sporco. Me lo puoi mettere su un vassoio pulito, per favore? Attimo. Ma non su vassoio, se lo servo bancone, ecco qua. Con la cannuccia, ecco qua. No, quella viola, quella verde, per favore. Ecco quella verde. Grazie. Mi ci metti un po' di zucchero, per favore. Ma che schifo lo zucchero con la granita. A me piace zuccherato. E vabbè, aggiungiamo pure zucchero. Non troppo, però. Ecco qui un cucchiaino. Cioè sto qui mangia la granita con lo zucchero, beve. C'è chi regala concessionario con dipendente e chi mangia. Oh mio Dio, mio Dio. Guarda, ora prendo. Ora regalali $800,000 così è contento. Dici tieni soldi. Già così potresti farti perdonare. Prendo, mi stacco le fottute palle. Prendo. Sì, prendo e mi strappo le fottute capito? Palle. Lui prende. Ah, so, sì, perché si dice prende. Lui viene dalla Russia. Io prendo ma de patria. Come si dice, dai, prende? Prendo. Ah, prendo. No, prendo. Che prendo? Da dove vieni? Dalla Siberia. No, vengo prendo. Da Siberia. Da dove vieni tu? Dall'Italia. Dall'Africa, vorresti dire. No, dall'Italia. Ma? Italia, Abruzzo. Ah, io sono di origini italiane. Io sono di origini italiane. Mi chiamo Elisa per questo. Ah, che bello. Ah, quindi dai, come diceva Rita, potresti farti perdonare ora, come hai fatto donazione. Sì, che cosa? Donazione di chi? Non ti ho mai preso una tassa sulle pagamenti e questo è il mi tuo pagamento ora. E questo ora è il tuo pagamento. Sei lo sai che cosa sei? Il mio pagamento. Ma che mica devo pagare io? Appunto, non ho mai preso un soldo da te.
E ci mancherebbe. Anzi, pure, che sto lavorando per la gloria. Te ne ho dati pure. Ma sono il tuo dipendente, se non mi paghi, che dipendente sono? Fammi capire. Cioè, guarda questo. Scusa, tu li paghi i tuoi dipendenti o sono loro che pagano te, Elisa? Li pago... E allora? Cioè, sì, diciamo che li pago, sì. Però il mio... Break, questo stai cacando sempre più fuori dalla tazza. No, Borgiano, stai facendo un male di letame. Ascolta, Borgiano... Però il sistema di pagamento mio è diverso da quello di Break. Vabbè, ma qua vendi bistecche e noi vendiamo macchine di lusso. No, io in pratica acquisto materiali. Non ho mai preso una tassa su tutti le vendite che hai fatto, non ho mai preso una tassa, a differenza di quell'altro che ti ha rapito pure per sta cazzata. Non ti ho mai preso una cazzo di tassa e tu ora mi vieni a dire che Erika vuoi anche soldi da me. Erika gliele prende le tasse. No, manco a lei. E allora? Però lei gli ha regalato una concessionaria. Ancora questa storia. E questa è la storia, non è ancora con questa. Non è una lampadina. Cioè, hai comprato una concessionaria a Erika e non a me. Questo è il problema. Il proprio. E ora che vorresti? Hai detto voi dei soldi? Se no mi licenzio. Non gli hai mai chiesto le tasse. Dove si firma? Break, ma non hai mai chiesto le tasse? No, mai. Ma quanto ti devo per la granita? Adesso lo prendo a pugni. Tu non ti hai mai chiesto le tasse? Mi devi $10. Tieni. Non ti hai mai chiesto le tasse? Porta rispetto, Dio mio. Ho fatto quello che volevi. Non gli ho mai chiesto una cazzo di tassa. Una volta per scherzo mi ha detto dammi $360,000. Così per scherzo mi ha detto, io glielo ho dati. Guarda come rinfaccio. Per scherzo me l'aveva detto. E glielo ho dato. No, rinfaccio. Mi stai rinfacciando da 3 ore di aver dato. Sì, basta, ragazzi. Borgiano. Borgiano. Tanto alla fine la gente te lo mette sempre in culo. È sempre per me. Erika, c'è la concessionaria o no? Oh, Borgiano. Oh! Ascoltami. Che cazzo sei, un wrestler? Ascolta. Sono ex poliziotta, so placare le persone. Borgiano, ascoltami. Basta litigare con lui. Rimane il suo dipendente. Ma io so che sono bravissimo, ma non mi piace essere preso in giro. Ma non ti prende in giro. Preso in giro, io questo di me ci faccio il cazzo che voglia, capito? Se io volevo, Se io prendevo, li davo pure a Totò, che non mi frega un cazzo dei soldi, capito? Ma dagli a Totò, dagli a Elisa, dagli a Antonello, dagli a Franklin e a Schultz, dagli a tutti quanti, noi daremmo. Mi hai fatto un regalo di nozze, che magari mi regaleresti la macchina. Break. Non ho capito. Non mi hai fatto regalo di nozze. Non è che mi regaleresti una bella macchina. Non ho capito. Non mi hai fatto regalo di nozze. Mi regaleresti una macchina. Non ho capito. Vaffanculo. No, a posto di macchina, devo andare veramente a comprare le macchine da Break. Perfetto, chiuse. A parte gli scherzi, devo venire veramente a comprare le macchine. Vieni un attimo su che mi porti giù, Tech, sennò poi... Non ho capito? Vieni su, Ramoito, un attimo. Non ho capito? Ma vaffanculo, Ramoito. Gabibbo? Vieni al mojito. Va bene, arrivo. Vengo giù con te downtown, ciao. Ciao. Oggi se spende soldi. Chiuso? Ha bisogno di qualcosa? Te lo posso fare veloce? No, vabbè, non è un'emergenza. Perché sto andando via. Ok, no, non è un problema. Grazie. Ok, Ugo. Perfetto, arrivederci. Salve. Tanto mi chiama quando arriva quello, quindi.
Devo mettere in casa i pesci qua. Ma che cazzo, ma è orba? Devo andare un attimo a casa a mettere 50 pesci nel frigo. E dai, è per fare che ti fai. E qui dietro l'ospedale Paleto, a casa, proprio dietro l'ospedale. 50 pesci e non il mio. Brick, sono sposata. Mamma mia, sto scherzando. Queste battute. Ma io non ho passato il. Che fatto? Ma già la sei perso un bicchiere vuoto di granita là, che fagato. Che cosa? Devo passarli il bicchiere, devo riempirli il bicchiere, ma non ho passato un bicchiere pieno, ho passato un bicchiere vuoto. È qua o di là? Ecco il bicchiere di granita all'arancia di Borgiano. E non li ho passato, però anche ho pagato $50. Che genio. Adesso arrivo subito, aspettami qui. Vai. Fuori. Madonna mia. Uno belli. Madonna mia. 87 penne fuori dai coglioni. Ma vuoi 87 penne? Cosa? Tieni, te le regalo, guarda. Grazie. Mi servirebbero proprio. Grazie mille. Buttate per terra. Così ci posso firmare tutte le cose per il licenziamento di Borgiano. Madonna, mi sono subito dentro il benzinaio io. Cosa mia? Io proprio vedo bagnato per terra. Cosa? Sì, vedo bagnato. In che senso? Niente, vedo per terra un po' bagnato, ma cosa stessa. Si asciuga il terreno. Ma perché pioveva da. A pioveva casa a casa tua. Mia, sì. Ah. Bello. Già. Cazzo, c'avevi tutte le tubature che perdevano. Minchia. Posso schiantarmi? No, 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 grazie. Non dai, dai, fammi schiantare, fammi schiantare, fammi schiantare. Non ho soldi, vedi, che non schiantarti ora. Ah. Comunque, quando Borgiano saprà che ha bevuto un bicchiere di granite vuoto, non lo saprà mai, vero? Non lo saprà mai, vero Borgiano? Sì, non dirgli la più bello. Esatto, noi lo diciamo. Se no, ti prendi se la prende a male e te lo rinfaccia. Mamma mia, sì, proprio la prende se cioè, ma tu hai capito che non gli ho mai chiesto una cazzo di lire, ma ora si sta lamentando come un pazzo. Ma poi sembra pieno di soldi, sarà lavorare concessionario sempre. Quanti soldi avrà fatto oltre le macchine che ha venduto? Sì, ma tanto le spesi tutti quanti, in puttanate. Pure quei 370.000 poi il giorno dopo già non ce l'avevo più, per figurati. E le ha sputtanate al coso lì. Ci ha comprato un veicolo, esatto, anche da Jack le ha spese al Blackjack. Comprando una macchina da 100 e passa mila dollari e modificandola pure. E ora mi sta rinfacciando il fatto di aver dato la concessionaria a Erika. Non è lui. Sì, perché Erika se l'è meritata. Uh-huh. È comunque, stata costante. Comunque, Robert ha l'unica macchina che nessuno ci avrà mai. Non so se Robert ha visto che ha vinto Robert ieri sera. Un Audi Robert? R8 ha vinto. Come ha vinto un Audi R8? Sì. Proprio un Audi R8? Un Audi. Ma che cazzo dici? Ti giuro, l'ho guidata. Ma chi l'ha vinta? Chi l'ha vinta? Chi l'ha vinta? Robert Sandler. Per le gare di moto? Di moto, sì. Ma che cazzo? Ha vinto $500.000 e un Audi R8. Sì, il cazzo. Se l'avessi saputo prima, avrei fatto pure io. Ma che selfie mi sono fatta? Te lo mando via mail. Pezzi di merda, però dovevano dirle prima queste cose. Non mi hanno dato la motivazione di partecipare.
Ma è stata una sorpresa tutta da ieri, eh. Cioè, ieri già è già capitato sapere che c'era pure sta autoregala. Vabbè. Mi tieni il volante? Come tieni il volante? Oh. Devo fare una cosa. Dimmi come fa. Ah! Oh, oddio, la donna è in seconda mano, oddio. Ma si becca la polizia se finisci male, break. Ok. Meno male che era aperta la strada lì. Davvero? Ma no, ci avevi dietro, c'avevi i poliziotti, eh. Sì, vado lì là. Ma non te l'ho visto. Non te l'ho visto fare sta cosa. Ma che cazzo ha fatto sta... Non ti stanno fermando. Niente. T'hanno visto. Ormai siamo arrivati in città, cioè... Costa, sennò annunciano che non ti fermi. Ho capito, però, cioè, mi devo mettere comunque un attimo nella... Vedete qui una che c'è strada... spazio. Ok. Comunque ti ho mandato il selfie, diciamo, Ma sulle la mail. macchina Ti ho mandato il di selfie tipo sulle mail, ti ho mandato. distrutta. Sì, è un trattore, sembra. Ti Ma ho mandato manco. comunque il mio selfie con l'R8 di... Dopo lo vedo. Stavo pure finendo la benzina. È lui, è quel proprietario dell'Audi R8. Robert Sì. fa lo sceriffo ora. Sì. Cosa? Buonasera. Salve. Ciao, Robert. Bobby. Sì, Oddio, salve. non me l'aspettavo Mi mai di abbasso vederti. visto che l'auto è un po' passiva. Non me Salve. l'aspettavo mai di vederti come sceriffo, sai? Come in divisa? Stai sussurrando, Bobby, mi sa che ti sento basso, più No, basso che no, io. sento. Allora, cresci la voce. Aspetta. Bene. Adesso? Oddio, no, Mamma troppo. mia. E adesso? Va bene. Ok. Ti ricambio. Non Ti faccio andare via andavamo un dopo questa pochino botta. velocini in autostrada? Mi Eh? sono fatto pure fatica a seguirvi. Non ho capito. Mi sente? Sì, però non ho capito Mi che ha detto. sente? Sì. Ok. Ho detto, non andavamo un po' veloci in autostrada? Visto Mica che ho tanto. fatto pure fatica a seguirla. Mica tanto, Ma è io ho fatto voce proprio adesso. fatica a seguirla. Beh, sì, in effetti. Mannaggia, che cos'è che non va? È la voce brutta così, ciao. Mamma Mi mia, dite? Elisa, sei una lamentosa. Basta, basta, fallo parlare. Oh. Allora, sì, in effetti stavo correndo un po', ma avevo i miei buoni motivi. Devo licenziare immediata subito il mio ex dipendente perché in pratica mi sta rompendo troppo i coglioni e stavo correndo pure per il fatto che ho poca benzina. Ecco, Robert? ma Robert proprio non ti sentiamo No, più. non ti sento più, Robert. Cioè, da sentirti basso, sentirti strano, non puoi sentirti più, cioè. No, non ti sento, Robert. Una bella caramellina per la gola, per farti tornare la voce, sarebbe molto bella. Molto comoda, pratica. Comunque, intanto che lui si schiarisce la voce, vai a vedere il mio selfie con la bellissima macchina che c'ha. Che c'ha lui. La faccia del cazzo, che bella. Niente, non ti sentiamo, Robert. Robert se n'è andato via. Robert De Niro. Niente, Robert, non ti sentiamo proprio. Ok, ora sì, ora sì. Allora, diceva quindi che doveva Allora, sì, devo licenziare. licenziare il mio ex dipendente Borgiano. Ex dipendente. Ecco, partito Robert di nuovo. No, vabbè, Ah, comunque. eccolo. Vabbè, andate prima che avete. Grazie mille, Oh, Robert. Brick vorrebbe vedere la tua macchina, Robert, poi, eh.
Ma veramente hai vinto una cazzo di R8? Sì. Ma porca puttana, ma se l'avessero detto prima ci avrei provato anch'io a vincere. Lo so. Vabbè, comunque complimenti per la vincita. Non minchia, so adesso... cioè, quindi hanno fatto la, diciamo, la media di tutte le partite, le gare, tra virgolette, sì, esatto, gare. E ha vinto lui. Che culo. Per un punto ha vinto lui, per un punto. Che culo! Il secondo chi è arrivato? Alex. Alex Wool? Alex Wool, sì. Vabbè. No, Alex è stato. Io, sì, che tra l'altro non mi parla più, esatto. E mi ha bucato le ruote dell'F8. No! Tanto pure lui, sempre lui doveva riparare. Io ho potuto guidare all'R8, sai che velocità arriva? No. Quasi 210. Alla faccia del cazzo. Ma non è decapottabile, vero? No. Ah, ok. No. Purtroppo. No, 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 è meglio. Meglio. Vabbè. Molto meglio. Io vado. Grazie, una Robert, se voglio bene. Vederci. Ti voglio bene, Robert. Ciao, Bobby. Bene, bene. Un suo unicorno. Bello unicorno. Perché unicorno? Perché ha la faccia, diciamo, al muso in su. Come il muso in su? Non hai visto che c'è il muso della pattuglia tutta lì su? Ah, sì, 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 sì. Unicorno, sì. Lo chiamiamo. Ah. Ma solo lui c'è la particolarità? No, no, le pattuglie unicorno sono comuni per le forze dell'ordine del Santos. Ah, sì? Sì, sì. È che non le vedono bene, noi vediamo che c'è unicorno. Perché è lo stesso motivo per cui io vedo che tu vai contro le macchine e tu no. Infatti la macchina la sento tutta scassata. No, peccato, io vedo che tu vai contro ogni macchina che vedi praticamente. Davvero? Cioè tante macchine, cioè hai fatto tanti incidenti, diciamo. Ci scantiamo? No, 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 non c'è tempo, devo esplodere. Sai ieri il Borgiano è esploso? Davvero? Sì, al concessionario lì vicino alla Santa Scasta. La faccia del cazzo, c'è proprio la cazzo. Salve. Di... Salve. Salve, Pompetta. Salve. Ciao ragazzi. Tutto bene? Salve signore. Più o meno, non c'è niente da fare. Ciao. Trovate qualcosa da fare? Sapete se c'è una festa? No. Sapete, al momento non penso ci sia alcuna festa, credo. Però potete provare a vedere al Vanilla se c'è qualcuno che sta bevendo oppure... C'è nessuno. No? Zero. E allora stanno facendo tutti i cazzi loro. Sì. Già, bisogna cercare i vari locali. Cercate nei vari locali, sono i punti di ritrovo. Se non sono lì, cioè, non so mai, non so che dire. La cosa più entusiasmante da fare in questo momento è farsi fermare dalla polizia. Sì. Ma? Pronto? Vabbè. Sì. Salve, grazie. Grazie di tutto, ragazzi. Arrivederci. Dimmi, Tony. Sto arrivando, sto vicino alla bomba di benzina. Alla bomba di benzina. Sì, esatto. Sì. Come hai fatto a accendere il motore? Me lo sto chiedendo. Perché il motore era già acceso. Ah. Ma la porta sventolona? Vabbè, lasciala sventolare, tanto fa caldo. Chiudila! Tanto fa caldo! Oh. E niente. Ma questo rumore... normale? No, il rumore no. Il rumore macchinoso... Dopo 5 mesi è stato il momento di licenziare Borgiano. Ma dai, non sta facendo tutto lui. Non licenziarlo, dai. Sta facendo tutto lui. Allora, compriamo un po' di macchine da oggi. Allora, prima macchina della lista. Eccomi. Ma piano stamattina. No, è che lei mi ha detto di andarla a prendere un attimo e... Ma hai notato che nel tablet c'è la sezione top secret, non dopo... Concessionario PDM, concessionario SMM e Top Secret si chiama, poi c'è la terza sezione, sì sì. Ma dove dici tu? Nel catalogo dei concessionari, PDM, SMM e Top Secret, c'è un terzo concessionario in arrivo. Cioè... Ma che cazzo? Top Secret. Ma... Solo che non funziona. Voglio prendermi la... Non è solo che vado a provare la macchina, Ma dove si provano le macchine, La concessionaria Top Secret. Ma dove si provano le macchine? Che gli regalerà pure sta pianta. Ma dove si provano le prove auto ora? Laggiù. Gli do pure il culo.
Oracle XS, vediamo un attimo. Ma che figo. Ok, ma come si cazzo si riesce da sto coso? Come si esce da questo? Ah, ok. Oh mio dio. Ciao Tony. Oddio, che strano. Non ho mai provato a simulatore. Tutto bene, tutto è bene. Strano. Volevi parlarmi un attimo? Sì, dovevo chiederti alcune cose. È stato in spiaggia? No, è sto... stasera mi è andata così. Ecco, guarda, no, guarda. Ciao. Guarda. Mi piglio pure questa macchina qua, eh. Centottantacinque velocità massima. Poi Berlino. Super Diamond, vai a comprarmi. Super Diamond, esporto non mi interessa nulla. No. Certo. Vuole comprare tre macchine, oh, vuole comprare. Mio. Vieni qua, vieni, ci penso io. Scusate, Kai, dimmi. Buonasera. Cioè, allora, Borgiano. Prego. Vieni. Vorrei comprare tre macchine, però non sono sicura, diciamo, di tutte. Tre macchine? Sì, un valore totale di $140,000. Ah. È vero che non fai senza tasse? Faccio lo sconto. Io ci provo sempre, ci provo. Che macchine sono? Allora, sarebbero l'Oracle XS, Windsor Drop e la Super Diamond. Diciamo che vorrei comprare solamente la Windsor Drop e la Super Diamond. La Windsor Drop è veramente bruttissima pure da guidare. La sconsiglio. È bella esteticamente, cabo, ah, vabbè, ti piace.
elegante. Ok, l'ora col mi sembra tipo quella tipo la Sentinel, diciamo più o meno, vero? Ma quella lì non mi convince più tanto perché è elegante, molto bella. Elegante è bella, però mi sembra un po' classica come macchina, cioè un po' troppo normale. Allora andiamo a vedere. Diamo un parere del miglior venditore del mondo. Il miglior venditore. Senza ridere magari. Allora, proviamo la Oracles. Allora, l'Oracles è nelle coupé Oracle XS. Ok. Allora, la ora col buona pompa, non mi piace. Ma? Nel senso, una pompa vuol dire che va lenta. Ho visto una cosa assurda, ho visto. Cosa? Una macchina che entrava nel tuo concessionario. Ah, bene. Ti droghi pure? Bravo, bravo. L'ora col è bella, vero? XS. Esteticamente sì, però è lenta, c'ha poco spunto. Infatti. Perché io volevo la Windsor, Drop. La Windsor Drop, che è elegante. Proviamo. Ah, ho sbagliato. Eccoli qua, bella però. Quella è bella, però è un po' un barcone. Però è esteticamente bella. Sì, esteticamente c'era bella. La... Nelle sberline. Sì. La Super Diamond. Super Diamond. Quella è bella, quella è sì. Super elegante. Eccola, Enus Super Diamond. Non la trovo io. Enus. Ah, eccola. È un po' la velocità massima, qual è?
È bella quella esteticamente. Anche. Sì, sì. Prendo le due ultime due, Windsor Drop e la Super Diamond prendo. Ok, la 9F l'hai mai calcolata? No, ma la 9F non mi ispira come modello, io sono più per auto classiche, un po' più di lusso. Cioè ma da quelle sono divertentissime da l'unico, guidare. L'unico, diciamo, l'unico strappo che farei sarebbe, potrebbe essere solo la l'Italia GTO come sportiva e basta, dalle altre o eleganti o sono eleganti. Comprati la GTO? Già comprata per il mio ragazzo, per il mio marito, anzi. Comunque, no, no. Così poi andate a fare diretti le gare clandestine. Ciao Jig, prendo le due Windsor Drop e la Super Diamond. Va bien, allora. Sono 90.000 in totale, più le tasse quanto è in totale? Allora, come fare due calcoli, eh? È uno sconto, eh. Sì, sempre preoccupato. Tutto bene, Jig, tu? Tutto bene? Bene, bene, non tiro un po' che non tiro sull'os. Ormai basta, lasciata per sempre, lasciata. Dunque. No, ti faccio pagare solo una tassa. Quali non so, bravo. Fai 93,6, 93,5. 93,5 al 3,36. Al 3,36 hai detto? Sì. 3,36 sono, hai detto 93,500. Sì, poi dimmi male. Faccio subito. No, no, poi dimmi male pure tu, bravo. Dico, poi dimmi male pure tu, no. No, vabbè, vado. Ah, ti hanno tolto proprio la whitelist. E niente. La 36 93.500. Tanto io ho i soldi da spendere qua. Sono giunti, sono giunti. Perfetto, perfetto. Sì, sì, sì. Comprale, comprale. Allora, abbiamo detto Windsor Drop, tale coupé. E non Super Diamond. E non Super Diamond, esatto, e Windsor Drop. Windsor. Perfetto. Perfetto. Possiamo andare a ritirare. Andiamo. Ci vuole questo codino. E belli capè, che ti serve? Sì? Che ti serve? No, sono con break, non ti in bagno. Ah, aspetta. Dov'è la tua auto? Sta fuori, cara. Eccomi. Prego. Let's go. Ah, conviene chiudere lo sportello. Esagerati questi sempre che corrono, e non lo so. Che chiamata mentre stavo parlando con mamma mia. Niente, brevissimo. E mi dice, hai comprato la macchina? Elisa? Sì, dimmi. Ma hai comprato la macchina da Borgiano? Ho detto subito, dai, che mi dirà, hai comprato la macchina da Borgiano? E tu eri scomparso. Cioè, sì, le auto si comprano dai migliori venditori, cioè, non dai peggiori. Ma aspetta un attimo. Digli che le auto le compri dai migliori venditori, non dai peggiori titolari. Mi ha messo giù, ha messo. Non se l'è presa. Devo chiamare Borgiano. Quindi fianco con me. Mi sta chiamando Borgiano. Metti la voce, Borgiano. Vai.
sta chiamando a me, sta chiamando. Beh, infatti, via voce. Come si mette il via voce? Come si mette? E shift è come cambi, diciamo, il tono di voce. Ah, ok. Sul tuo cellulare, vedi lì? C'è scritto la tastierina shift e il tono di voce. Oh. Pippone. Se mi fai venire fine qua e poi che fai? Ti metti a vendere le auto. Cioè, io sono il miglior venditore. Allora non dirmi che vuoi essere licenziato se non vuoi essere. Certo che sì, invece. Allora sono uno scemo, ma devi no, coglione. Faccio il cervello 2 secondi, per favore. No. Che sta a fare? I soldi sono soldi. Tu li legare agli altri, io li devo guadagnare in qualche modo. Ma dici che non vuoi farti licenziare, no? Cioè, aspetta, fammi capire un attimo. Aia. Oh, cioè, dì. Vuoi che ti licenzio, però non vuoi che ti licenzio? Dilli che non vuoi parte licenziando, rompere i coglioni. Chi l'ha detto che non voglio che mi licenzi? E allora perché te ne sei andato e hai venduto una macchina a lei? È perché mi ha detto che voleva comprare la macchina, gli ho fatto che ho venduto la macchina. C'ho il sangue del venditore, gli ho detto, capito? Non riesco a resistere a dire così. Ok, va bene, quando è finito vieni qua che facciamo le carte come dici tu, va bene? Va bene, ok. Sono un coglione, ciao. Coglione Borgiano, un coglione sei. Ma che vuoi? Poi vuoi sapere con me magari. Mannaggia la maiella. Non è più tu, Mannaggia ste macchine, non perdi le chiavi, oh. No, guarda. Non te la sei presa con me, vero? Dimmi. Non te la sei mica presa con me, vero? No, me la prendo con tutte e due. Ma io ho visto lui, vieni, pensavo non si facesse più licenziare dopo come detto così. Se vuoi farsi la licenziare è uno stronzo. Io dagli soldi che non è da me a break, Dio. Che sei proprio uno stronzo, no. Sai. Ha dato 900.000 dollari a Erika per comparsa concessionaria. 900.000 dollari a Erika. Sei uno sfruttatore, tu sei uno sfruttatore di persone. Vedi che è buono con te, e tu fai finta, fai così. Vabbè, Break, io pensavo che continuasse a lavorare, però vabbè, la prossima volta vengo solo da te. Non ti preoccupare, non è un problema. Ciao. Trovo un cretino, se guarda che bello. E passami ste chiavi, va, sfruttatore. Oh, passami queste chiavi. Sfruttatore. Grazie. Oh, Borgiano. Non ne sento più, mi stai pensando le chiavi. Mi senti? Le chiavi. E ti sto a far vedere la macchina, un attimo. Ho visto queste chiavi, la conosco già, l'ho già usata, già vedo. Ma che conosci? L'hai mai visto il bagagliaio? Sì, buongiorno. Ma c'è visto la barba? Dimenticate di rasarmi stamattina. Porca miseria, è che siete molto veloce. Il documento, Lisa. Sì. Ecco qua il documento. Stai sentendo le 2 auto che venderai, lo sai, vero? Sì. Allora, fammi scrivere. Un pro player, ciao, benvenuto. C'è un problema, non riesco a leggere i documenti, vabbè. Lisa Smith, 767 più H, codice fiscale 24, nome di telefono 831199. Basta, non mi serve pure il gruppo sanguigno, tranquillo. Abbiamo sanguigno AB. ABB. Allora, le chiavi. Buona giornata. Ciao. Perfetto. E uno. Se tiro fuori vedere se funziona. Oh. Vengo subito, Sei moscato. Vai. Toc. Vai. Eccola. Non
Non sa fischiare. Ah, ecco. Addio timpani. Grazie, i timpani ringraziano. Timpani. Perfetto, ciao. Oh, non c'è un cazzo di nessuno che conosco mai in game. Cioè, ma... Pronto? Elisa, ciao, dimmi. Dove siete tutti? Io e Elettra siamo un po' per conto nostro. Io mi sto annoiando, sono solo dalle 9. Ah, mi spiace. Volete fare qualcosa insieme o siamo da soli? No, siamo da soli. Stasera siamo capito, da soli. Capito. Va bene, ok. Ciao. Un abbraccio, ciao Elisa. Ma niente, devo stare da solo. Ciao, pronto? Che stai facendo? Niente, fatto qualche test, niente, che ho finito ora. Tantissimo, mi sto annoiando. Ma qua io sono entrato a mezz'oretta fa, sono entrato, ho giusto fatto un pochettino di semina. Ho fatto un 40 piantine, 40, vabbè, 120 piantine circa ho fatto e ora sto andando a mettere in magazzino. Mi sto che fare tantissimo, non so che fare pure io. Boh, nessuno c'è in giro, scusami. Ma nessuno, no, Valeria oggi non c'è, Scarlett è fuori città e non c'è niente. Non lo so. Mi sa che io vado a dormire. Ma... È letargo. Fai bene. Va bene allora. Ci becchiamo domani, va. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao, uno player, Michele, ciao. Ciao.
Ciao Michele, ciao, benvenuto in live. Michele. Michele chi? Michele, conosco tanti Michele io, adesso non mi ricordo un attimo. Bene, chi sei? Oddio, sei tu Michele. Sei tu allora, niente. Ciao. Lost. Scusami se mi senti con questa voce, ma io sono una donna nel gioco. Una bellissima donna. Però, e quindi devo parlare con un modificatore vocale. Capito. Bene. Adesso vediamo se c'è un taxi per andare fino a Sandy. Per andare a prendere l'altra auto. Altrimenti si quitta qui e vediamo un po' che fa. Perché non c'è nessuno che conosco nel RP che sia in gioco ora. Okay, Valeria non c'è perché fuori è impegnata oggi. Niriel, Scarlett non c'è perché non è nel server. Toto quita tra poco. Steward da solo. Non conosco nessun altro io, quindi non conosco nessuno e non è più che sia ora online. Un taxi non risponde. Vabbè, vuol dire che quindi adesso cambia l'economia, però è negativo. Io ragazzi vi saluto, una buonanotte. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Ci vediamo noi domani con un'altra live. Vi ringrazio tanto per essere stati con me e ricordo di fare punto esclamativo comandi per vedere i comandi. Punto esclamativo YT per seguirmi su YouTube. Vedete tutte le repliche delle live e poi suonativo Discord per entrare al mio server Discord. Vi ringrazio ancora tanto per essere con me e buonanotte a tutti. Ciao.